Estrema precisione nella cura dei tumori e maggiore velocità di esecuzione nelle sedute sono le caratteristiche del nuovo acceleratore lineare in secondo in dotazione al reparto di radioterapia oncologica del San Salvatore, che così raddoppia le capacità di cura e assistenza ai malati. Secondo le stime, due acceleratori in funzione permetteranno di trattare 800 pazienti l'anno a fronte dei 500 del 2022. È dotato anche di un sistema che consente di correggere gli spostamenti del paziente grazie a un lettino robotizzato. Oggi l'inaugurazione. Oggi è sicuramente un giorno importante per la radioterapia e direi forse più in generale per la nostra ASL. L'apparecchiatura che andremo a installare, che in realtà abbiamo installato e abbiamo già iniziato ad utilizzare in tempi sostanzialmente record rispetto al cronoprogramma prestabilito, consentirà un trattamento più accurato dei nostri pazienti oncologici. Il trattamento sarà più veloce, più preciso, e sarà più confortevole per i nostri pazienti. Speriamo di poter incrementare sostanzialmente le attività assistenziali in qualità e in numerosità. Questo perché abbiamo un sistema di controlli sul paziente molto più preciso, molto più articolato, che prevede l'utilizzo di un lettino robotizzato che si collega direttamente con la nostra TAC montata sull'acceleratore lineare e che in qualche modo permette di rendere più preciso e confortevole il trattamento del paziente. 2.913 euro per l'acceleratore e la realizzazione della sala bunker, fondi messi a disposizione dal Ministero della Salute e 720.000 euro provenienti dal bilancio ASL. Il 26 gennaio scorso è stato trattato il primo paziente. Il nuovo macchinario è talmente preciso da poter essere utilizzato per patologie tumorali molto complesse. La Veri ha sottolineato che si sta facendo tanto per gli ospedali, dalla nomina dei primari a tutte queste nuove apparecchiature. Con una delibera di giunta del giugno 2020 abbiamo stanziato più di 6 milioni suddividendo tra le varie ASL la possibilità di acquistare questi acceleratori lineari. Subito c'è stata una possibilità di portare avanti delle procedure attraverso delle gare unificate tra la ASL dell'Aquila e la ASL di Chieti. Ci sono state ulteriori procedure per arrivare oggi a questa inaugurazione, a questo collaudo e dare quindi la possibilità a tutti i pazienti di poter abbattere le liste di attesa, ma soprattutto di dare quella diagnosi precoce, quella terapia più appropriata, perché abbiamo strumentazioni di grande tecnologia.